e andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Sentite? Ok, TEDx Bologna, sentiamolo, passione, vai! Adesso vi do 3 secondi, solo 3, in cui perché la passione è una cosa che ho scoperto nella vita e la creatività è il movimento, infatti stare in questo cerchio già mi comincia a... No. Allora, vi do 3 secondi dove urlate al massimo che potete o fischiate, fate quello che volete, cantate, pronti? 1, 2, 3! Bene, sarò lo speaker che ha fatto urlare Ted. Ok, cominciamo. Passione. Io sono qua, passione e creatività, e sono qua per parlare di questa cosa. Ho preparato un piccolo video che è un estratto di un video che sto preparando per una competizione. Sono 30 secondi, ve lo lancio, così vi do una piccola idea di quello che mi appassiona. Passion. What is my passion? Well, I have many. But certainly one of my biggest passions is to be inspired and to inspire other people to find their passion. And how do they do it? How can people find what they love? Come fa la gente a trovare ciò che ama? Qualche giorno fa ero in treno, stavo facendo un viaggio per un'altra conferenza e ho trovato una ragazzina di 14 anni, Laila. E allora le ho chiesto, ma che cosa fai nella vita? E mi diceva, da scuola faccio il liceo, studio lingue. E ti piace? E insomma, okay, di nuovo, sempre la stessa storia. Allora faccio, Laila, dimmi che cos'è la cosa che ti piacerebbe di più fare al mondo? Ballare. Però i miei genitori mi hanno detto, guarda, ballare non avrebbe reso nella vita, non ci potevo guadagnarmi da vivere, quindi ho lasciato perdere. E io ho una storia molto simile. Volevo fare il regista e poi ho fatto altro. E poi in realtà ho fatto anche il regista, ma dopo, quindi comunque... All'inizio pensavo non fosse profittevole, l'ho lasciato perdere. E allora, quanti hanno una storia simile? Facciamo un esperimento. Cioè, immaginiamo proprio, chiudete gli occhi, tutti. Tornate indietro nel tempo. Avete 14, 15 anni. State sognando. Ok? Potete fare qualunque cosa. Qualunque. Ok, tornate indietro, aprite gli occhi. L'avete realizzata quella cosa? 1, 2, 3, ecco, bene. Quindi no, sostanzialmente. E, perché? Perché quanti hanno la stessa esperienza? Quanti invece che fare quello che volevano, hanno fatto quello che il sistema economico permetteva loro di fare? Se anche voi siete così come me, che non hanno potuto realizzare ciò che volevano fare fin dall'inizio, alzino la mano. Quanti sono qui? Ecco, guardatevi attorno. Bene. Sentite questo rumore adesso? Questo è il rumore di un centinaio di sogni infranti. Vabbè, uno dei più grandi ostacoli tra noi e la realizzazione delle nostre passioni è proprio il dover lavorare per sopravvivere. Però questo non è l'unico problema. Io, facendo i miei giri e le mie ricerche, ho scoperto che la società si trova di fronte a un paradosso. Noi abbiamo robot e intelligenza artificiale che aumentano in maniera esponenziale, come ci ha spiegato prima David. Questo significa che, secondo me, i lavori verranno automatizzati ad una velocità senza precedenti. E questo porterà inevitabilmente a un collasso totale del sistema economico.
Però, c'è un però, non è finita qui. Sembra una storia terribile, giusto? Quindi questi robot assassini che ci vengono a rubare il lavoro e per noi non c'è più niente da fare. Ma si può vederla anche da un altro punto di vista. Per la prima volta abbiamo la possibilità reale e tangibile di liberarci dalla schiavitù del lavoro per la sopravvivenza. I più grandi geni della storia non hanno fatto ciò che hanno fatto per denaro. Lo hanno fatto perché erano spinti dalle proprie passioni, dal loro insaziabile desiderio di scoprire, di trascendere, di fare qualcosa di bello, di scoprire qualcosa di nuovo, di fare qualcosa di incredibile, di essere parte di qualcosa più grande di se stessi. Il grande filosofo Confucio scrisse che se scegli un lavoro che ami, non dovrai lavorare un solo giorno nella tua vita. È bello. È vero, sono d'accordo. Però, nella realtà dei fatti, quanti possono dire di farlo? Secondo lo Shift Index dall'UA del 2011, almeno l'80% dei lavoratori fanno un lavoro che odiano. Che odiano. Cioè, almeno l'80%, poi magari c'è un 10% che fa un lavoro che non lo soddisfa un granché. L'80%. Cioè, 4 persone su 5 spende la maggior parte del proprio tempo utile nella vita a fare qualcosa che odia. Nel 2012, cioè con questa tecnologia a portata di mano che abbiamo in giro, ma questo non vi fa incazzare? Neanche un pochino? Allora, quante volte avete sentito qualcuno dire io questo progetto figo che vorrei fare, ce l'ho, sta idea, bellissimo, lo faccio, però non c'ho tempo, perché io lavoro tutto il giorno, che odio, arrivo a casa la sera stanco e non c'ho più voglia, cioè sono stravolto, però mi serve per mettere il cibo in tavola, pagare le bollette. Questo è quello che mio amico Silvano Agosti chiama il discorso tipico dello schiavo. Perché lo schiavo non difende il padrone, non combatte il padrone, lo difende. Il vero schiavo non è tanto quello che ha le catene al piede, ma quanto quello che non è più in grado di immaginarsi la libertà. Allora, intanto noi non dobbiamo mettere la piantina con i fiorellini nella finestra della cella dove stiamo, perché se no, anche quando poi la porta sarà aperta, noi non vorremmo più uscire. Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un favore a darmi un lavoro, adesso penso, ma pensa a te questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. Mi costringono a lavorare 5-6 giorni a settimana, e poi mi danno un misero giorno per fare cosa? Come fa uno in un giorno a costruirsi la vita? Allora immaginate se non doveste lavorare per sopravvivere, immaginate se poteste saltare a piedi pari tutta la parte devo lavorare per vivere e semplicemente andare a ciò che vi appassiona, a ciò che vi rende felici. Che privilegio sarebbe vivere in un mondo così? Ebbene, io credo che questa non sia un'utopia, io credo che questo mondo sia possibile. Così, negli ultimi anni ho viaggiato, ho fatto ricerche, ho studiato, sono andato alla NASA, Singularity University, ho parlato con le più grandi menti del mondo, qui vedete Peter Diamandis, Peter Norwick, Aubrey de Grey, Philip Rosedale. Ho fatto discussioni con le menti più geniali del mondo per vedere se questo mondo che io avevo in testa fosse solamente una mia invenzione o fosse effettivamente possibile. E ho scritto un libro che spero possa ispirare le persone a rendere questo mondo una realtà. E l'ho chiamato Robots Will Steal Your Job, But That's Okay. I robot vi ruberanno il lavoro, ma va bene. E va bene, ma solamente se ci permettiamo di lasciare andare alcune delle convinzioni che noi, che ci stanno così a cuore. E se mettiamo in discussione quello che ci spinge nella vita, qual è il nostro significato, perché facciamo le cose.
E il senso non può essere quello di fare sempre crescita economica, di fare soldi, lavorare, lavorare, lavorare. Oggi facciamo lavori che odiamo, per comprare cose che non ci servono, per far colpo su gente che non ci piace. Geniale. Però, allo stesso tempo, penso che siamo alla soglia di una nuova rivoluzione industriale, una che dà di nuovo il potere al popolo, agli hackers, i makers, i doers, quegli inventori geniali che stanno plasmando e riscoprendo il mondo, stanno rapidamente costruendo gli strumenti fisici, digitali e culturali per una nuova rivoluzione sociale, la comunità DIY, il do-it-yourself del nuovo secolo. Questi eroi silenziosi spesso non hanno un nome e neanche un volto, però noi stiamo collettivamente cibandoci dei frutti del loro lavoro e possiamo farlo perché stanno creando nuovi strumenti, costruendo oggetti, facendo delle opere artistiche stupende e rilasciandole sotto licenze libere, open source. E non è solamente software o musica o cultura, come abbiamo visto prima, è anche hardware. Open Source Ecology, questi qua stanno costruendo il Global Village Construction Set, che è un blueprint per la creazione di un villaggio globale, cioè di una nuova civiltà con tutti i comfort moderni per vivere una vita dignitosa, lavorando poco, lavorando meno e vivendo meglio. Tutto open source. Abbiamo modo di produrre cibo in abbondanza con sistemi automatizzati, abbiamo visto prima con l'idroponica, abbiamo stampanti 3D che possono manipolare la materia a livello molecolare, abbiamo tecnologie distribuite per la produzione di energie rinnovabili. Voi non dovete, io sono stato al Parco per le Energie Rinnovabili in Umbria a fare ricerca sulle energie rinnovabili, è un posto completamente autosufficiente. Voi non dovete credere alle balle che vi raccontano quando vi dicono che costa troppo, che non si può fare, che non è vero, che uno non può crearsi la propria energia, la propria acqua, che non può raccoglierla, non può filtrarla, che non può farsi... Cioè, sono balle, si può fare tutto e costa poco. Non è vero che senza le multinazionali noi moriremmo di fame, non è vero che dobbiamo essere dipendenti da questo Stato, grande fratello che ci controlla sempre tutto, se no noi saremmo come dei bambini che non sanno fare niente. Noi, mettendoci assieme, possiamo cambiare la società. Non credete a queste balle che vi raccontano. A breve, con Contour Crafting, potremo stampare delle cazzo di case con il click di un mouse e modificarle, ok? Allora, io penso che siamo all'alba di una nuova civilizzazione. Ma possiamo evolvere come società? Solo se siamo pronti ad accettare il fatto che dovremmo lasciare andare alcune delle convenzioni che ci stanno più a cuore. La tecnologia non è stata inventata per aumentare la produttività, la crescita economica, così che potessimo lavorare in un qualunque posto, a qualunque ora, su qualunque device. La tecnologia è stata inventata per renderci la vita migliore. E adesso voi penserete, sì, vabbè, bel discorso, però... Cioè, io domani devo andare a lavoro. Oh, io domani devo comprare il cibo per la mia famiglia, io domani devo pagare le bollette, se no qua mi staccano la luce, mi staccano il gas e sono sotto un ponte. Certo, tu da solo domani. Se ci mettiamo insieme e facciamo un piano da qua a 5 anni, le cose cambiano. Chi ha detto che bisogna fare tutto da soli? Questo concetto di comunità, possiamo riscoprirlo? Io penso di sì. È solo una questione di priorità, di visione. Tra 10 anni vogliamo continuare ad avere 2 miliardi di persone che sono sotto la soglia di povertà assoluta? Vogliamo continuare ad avere questo cambiamento climatico che accelera? Vogliamo avere la degradazione sociale, culturale e ambientale che continua? Oppure vogliamo creare una società dove uno non deve prostituirsi a un sistema che lo obbliga a vivere meglio solo se qualcun altro sta peggio, a vivere sulle risorse che noi rubiamo agli altri? Perché non creiamo un sistema dove effettivamente ognuno ha la dignità di poter vivere
senza dover scendere a questi compromessi. Cazzo, vogliamo andare a esplorare la galassia oppure no? Sono nel 2012. Io sì. E allora, un mondo in cui ognuno possa dedicarsi alle proprie passioni e vivere veramente la vita. Lo scrittore leggendario e futurista Arthur C. Clarke disse che lo scopo del futuro è la disoccupazione totale, così che noi possiamo giocare. Per questo dobbiamo distruggere l'intero sistema economico e politico. Lui ha detto questo 30 anni fa. Io penso che fosse vero allora e lo è ancora di più oggi. Abbiamo la tecnologia, abbiamo le risorse, abbiamo la creatività e abbiamo la passione. Però siamo ancora qui, ragazzi. Stiamo battendo la fiacca. Allora mettiamoci a lavorare, ma su cose serie. Grazie.